I podcast di Stefano Cera. Public speaking per passione. Ciao, sono Stefano Cera, formatore, coach e speaker radiofonico. E questo è il podcast Public Speaking per Passione, dedicato a chi ama parlare in pubblico e anche a chi non lo ama ma vorrebbe comunque tanto imparare a farlo, o magari già lo fa e lo vorrebbe fare meglio. Questa puntata la voglio dedicare a un tema talvolta trascurato per preparare al meglio il nostro discorso in pubblico, ossia quali domande porsi prima di iniziare la progettazione della comunicazione. Domande molto importanti perché è dalle risposte a queste che scaturisce tutto il resto, cioè tutta la nostra progettazione, quindi sono domande davvero molto molto importanti e da tenere sempre nella massima considerazione. Allora, la prima domanda per iniziare a parlare di questo contenuto è: qual è il mio obiettivo? Questo è fondamentale, porsi l'obiettivo della nostra comunicazione. Ovviamente questo vale non solo per la comunicazione in pubblico, ma in realtà vale in tutta la comunicazione, anche quando magari abbiamo a che fare con una comunicazione interpersonale e non abbiamo di fronte a noi un pubblico, magari anche durante una riunione. Ma qual è il nostro obiettivo? Qual è l'obiettivo che ci poniamo? Perché questo è fondamentale. Da questo scaturisce davvero tutto il resto della preparazione. Seconda domanda: chi parteciperà? Intendo dire che età hanno i partecipanti, che genere, qual è il gruppo di appartenenza, il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, anche qual è il grado di conoscenza dell'argomento. Certamente queste sono domande molto importanti, almeno per quanto è possibile saperne, ma almeno a grandi linee. Non è necessario entrare in un grande dettaglio, ma almeno sapere a grandi linee quante persone saranno, chi sarà, che profili hanno le persone che parteciperanno al mio discorso o comunque a una riunione specifica. Questo è molto importante perché mi permetterà di tarare al meglio quelli che sono i contenuti, il messaggio e anche per stabilire ancora una volta l'obiettivo. Terza domanda: qual è il beneficio che posso portare io? Perché sto là di base? Sto là perché? Ecco, il beneficio che posso portare è sicuramente molto importante ed è una cosa che in realtà è importante cominciare ad avere prima, sapere prima, da ragionarci su prima, in maniera tale che io poi preparo tutto il resto in funzione di quello che è il beneficio che io voglio portare alle persone che saranno presenti. Altra cosa: cosa vogliamo noi dalle persone? Cosa desideriamo che accada alla fine della riunione? Sempre secondo tre componenti: in termini di pensiero, in termini di sentimento, in termini di fare, quali comportamenti. Quindi cosa vogliamo che pensino durante la nostra presentazione e anche dopo? Cosa vogliamo che sentano in termini di sensazioni, di percezioni, di emozioni, di sentimenti? E cosa vogliamo che facciano alla fine di questa presentazione? Altro punto molto importante: quali potrebbero essere le loro resistenze, cioè quali sono gli elementi su cui pensiamo, immaginiamo che ci saranno le resistenze da parte di chi ci ascolta. Intanto, ci saranno delle resistenze? Io posso immaginare che magari dei punti di frizione, anche non necessariamente chissà di quale importanza, ma delle aree, diciamo così, di vulnerabilità potrebbero accadere sempre. Allora, programmiamone, nel senso, pensiamoci fin da prima in maniera tale che noi abbiamo il tempo di prepararci su questi punti, su queste aree, chiamiamole, di vulnerabilità. E soprattutto, domanda numero 6, come possiamo superarle? Quali sono gli spunti, gli elementi, gli aspetti su cui lavorare per superare queste resistenze, queste eventuali resistenze? Perché, come dico sempre durante i miei corsi, noi potremmo anche, a fronte di alcuni elementi, alcuni argomenti, decidere strategicamente di dire qualcosa prima, di fare prevenzione, no? La cosa potrebbe essere molto importante, quella di fare prevenzione, perché questo fa sì che se noi andiamo a dire qualcosa, Roger Fisher dice sempre che non dire tutto non significa non dire la verità, quindi potremmo anche mettere sul tavolo qualcosa. Questo ci permetterebbe strategicamente di porci al riparo da quelle che potrebbero essere altre critiche, no? Perché nel caso in cui qualcuno ci possa poi successivamente criticare, noi potremmo sempre dire: beh, vabbè, però io l'avevo detto, l'avevo anticipato, è un punto di grande attenzione, è una cosa su cui stiamo lavorando, è una cosa che ci sta comunque portando a fare delle considerazioni, bla bla bla. Ma insomma, sostanzialmente l'idea è quello di anticipare strategicamente qualcosa che potrebbe essere
essere utile appunto mettere sul tavolo prima, e questo è un elemento di prevenzione. Oppure possiamo anche decidere che se qualcosa dovesse accadere noi decideremo in qualche modo di rispondere, ma è importante deciderlo in qualche modo. Cosa decidere, no? Quindi dire senza dire, dire cioè senza prendere impegni particolarmente gravosi, sia perché magari noi non siamo noi le persone che devono dare risposta, ma è importante comunque dare l'idea che noi di questa cosa ce ne facciamo carico. È una cosa che dal punto di vista dell'organizzazione in quel momento rappresentiamo, anche se rappresentiamo soltanto noi stessi, è importante comunque dare l'idea che questa è una cosa che sicuramente prenderemo in considerazione, che stiamo quindi considerando, stiamo analizzando e su cui comunque faremo avere e daremo delle risposte. Settima e ultima domanda: quali strumenti utilizzeremo? In questo senso ci metto anche dentro dove avverrà la comunicazione. Sarà una comunicazione, una presentazione live, cioè di fronte alle persone, oppure live nel senso di online? Perché questo cambia completamente la situazione. In altri podcast vedremo anche quali sono le differenze, ad esempio, tra parlare in presenza e parlare a distanza, almeno dal punto di vista della comunicazione paraverbale, che è la comunicazione che riguarda il suono della voce. Quindi come articolo la mia comunicazione dal punto di vista proprio del suono della voce, e poi c'è ovviamente la comunicazione non verbale, che invece è il col linguaggio del corpo. Chiaramente abbiamo anche il terzo punto della comunicazione, terzo elemento della comunicazione, che invece è la parte verbale, cioè le parole e il contenuto. Torniamo a noi: quali strumenti utilizzeremo? Utilizzeremo delle slide, quindi ci faremo accompagnare da alcune slide. È importante perché, ad esempio, questo, se dobbiamo preparare una presentazione intesa come delle slide, che potrebbero essere in PowerPoint, potrebbero essere con il programma di Apple Keynote, potrebbero essere con Pitch, potrebbero essere con Canva, con Google Slide, con Prezi.com, non lo so, quello che userete, se c'è qualcosa di accompagnamento ovviamente dovremo dedicare del tempo anche per preparare questa, chiamiamola, presentazione, quindi queste slide, e anche dovremo utilizzarle al meglio. Chiaramente su questo io farò dei podcast specifici su come usare le slide nelle nostre presentazioni, ma intanto è importante mettersi nella logica di decidere quali strumenti utilizzeremo. Potrebbe anche essere che magari facciamo in presenza, siamo di fronte agli altri, non abbiamo le slide e vogliamo invece usare la lavagna a foglie mobili, che tra l'altro è uno strumento che io adoro, perché farei veramente interi corsi di formazione soltanto la lavagna a foglie mobili. Questo va comunque progettato. Ovviamente l'utilizzo, perché magari scrivo una parola, provo a articolare qualche disegno, coinvolgo le persone in un certo modo, faccio delle domande. Io ad esempio propongo nei miei corsi di formazione anche delle carte. Qualsiasi strumento utilizzo è qui che va progettato, cioè bisogna porsela come domanda prima, in maniera tale che poi nella progettazione io andrò a inserire questo elemento all'interno della mia presentazione e soprattutto della mia progettazione. Bene, a questo punto abbiamo finito con queste domande. Ricordo che la risposta a queste domande è utilissimo per darti gli elementi su cui iniziare a fare la progettazione della tua presentazione. Non resta adesso che ricordarti di iscriverti al mio podcast per rimanere aggiornato sulle novità. Inoltre ti ricordo anche il mio sito, ossia stefanocera.com, il mio canale YouTube e anche il mio canale Telegram, per avere aggiornamenti e informazioni su quelle che sono le mie attività, quindi podcast, video, articoli del blog, post su Facebook e così via. Per chiudere ti ricordo anche il profilo LinkedIn e la pagina professionale Facebook. Bene, a questo punto grazie e al prossimo podcast sulla passione per il public speaking.